Beatrice Guido, questa sera nella rappresentazione di Dante Alighieri dalla Divina Commedia con il professor Chiaretti, ma in realtà siamo in compagnia di due turisti. Qual è il vostro nome? Sabrina. E il tuo? Mauro. È stata una bella serata, una bellissima esperienza. Quindi vi siete ben immedesimati? Sì, moltissimo. Conoscevate già Mondai? No, è la prima volta. Come ti sei? Molto, molto carino, molto bello, da visitare sicuramente. Alloggiate in un albergo tipico riminese, qual è il vostro? È l'Hotel Gabi, a Riva Azzurra. È la prima volta? No, io ho 8 anni, quindi sono praticamente adottata. Ah, bellissimo. Io non l'avevo mai visto, non l'ho mai piaciuto tanto. Davvero una bella iniziativa, e andare nell'entroterra e scoprire cose che sinceramente da soli non ci saremmo neanche mai andati. Invece turisticamente è proprio una bella idea, davvero, davvero, scoprire la nostra bella Italia. Come le sembrano questi prodotti tipici romagnoli? Cose importanti da tenere sempre, da riportare sempre, perché comunque fanno parte del nostro patrimonio. Io sono emozionata perché sto vivendo una cosa che mi sembra di essere in un altro mondo. Non mi sarei mai aspettata di vivere un'esperienza simile. E anche qui al mulino mi sembra proprio di essere centinaia di anni fa. È stato bellissimo. Il borgo mi ha fatto di molto impressione, però se ne trovano tanti in Italia. Quello mi ha fatto impressione è la rivalutazione da parte del professore della Divina Commedia. Io mi era già entrata nel cuore con Benigni, ma rivalutata e fatta vedere nella maniera così a portata di tutti dai professori, per me è stata una cosa bellissima.